è Canale 5 a vincere il prime time del 2 maggio con la partita Roma-Liverpool conquistando 8.712.000 telespettatori e il 32.11% di share. Ascolti TV Prime Time, 3.099.000 telespettatori hanno seguito su RAI 1 il film Qualcosa di Nuovo, interpretato da Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, per uno share di 12.4%. Su RAI 3 il programma di Federica Sciarelli Chi l'ha visto, che ha raggiunto 2.442.000 spettatori, 11%. Su RAI 2 Aldo, Giovanni e Giacomo Live Onorevole Stash, lo spettacolo celebrazione dell'anniversario dei 25 anni di carriera, ha totalizzato 1.370.000 spettatori e il 5.9% di share. Su ITALIA 1 per MRS, Dauzire 1.500.000 spettatori e il 6.46% di share. Su RETE 4 MR, Crocodile Dundee 2 ha raccolto 993.000 spettatori e il 4.05% di share. Su LA7 Exodus è stato seguito da 439.000 spettatori con uno share del 2.47%. Ascolti TV Access Prime Time. Nell'Access Prime Time su Canale 5 Striscina la notizina ha ottenuto 4.861.000, 20.16%, mentre su RAI 1 I Soliti Ignoti, il ritorno 4.709.000, 17.14%. Su LA7 8 e mezzo di Lilli Gruber è stato visto da 1.323.000 spettatori, 4.93%. Ascolti TV L'informazione per l'informazione. Il TG1 delle 20 ha realizzato 5.385.000 spettatori, 23.72%. Il TG5 delle 20 ha ottenuto 4.338.000 spettatori, 19.46%, mentre il TGLA7 ne ha segnati 1.321.000, 5.72%. Ascolti TV La giornata complessivamente, le reti Mediaset si aggiudicano la prima serata con 12.460.000 spettatori, 46.05%, la seconda con 4.128.000 spettatori, 35.69%, e l'intera giornata con 3.765.000 spettatori, 36.43%. La RAI ha raggiunto 9.158.000 spettatori, 33.85%, in prime time, 4.090.000 spettatori, 35.36%, in seconda serata e 3.758.000 spettatori, 36.36%, nelle 24 ore.